In questo video vediamo come si fa a riassumere in una unica misura riassuntiva due misure di volume dello stesso oggetto, due misure di volume che siano state realizzate con due procedimenti diversi. Infatti lo stesso oggetto, per esempio questo cilindro di metallo, era stato già misurato il suo volume grazie alla formula geometrica, il volume di un cilindro, ottenendo questo intervallo di incertezza, quindi 15,3 cm cubi più o meno 1,9 cm cubi, per cui l'intervallo di incertezza va da 13,4, sarebbe 15,3 meno 1,9, a 15,3 più 1,9 cm cubi. Questo intervallo di incertezza rappresenta la misura VGeo, geometrico, il volume misurato per via geometrica. L'altra misura di volume dello stesso oggetto invece immaginiamo che sia stata realizzata con il metodo dell'immersione in acqua. Il livello dell'acqua nel cilindro graduato sale da 70 a 87,5 millilitri e immaginiamo che il cilindro graduato abbia una sensibilità di un millilitro, sensibilità che noi sappiamo possiamo dimezzare, quindi mezzo millilitro per ciascuna delle due misure. A questo punto la differenza tra il livello dell'acqua finale meno quello iniziale, 17,5 millilitri, ci dà il volume del cilindro di metallo. Sappiamo anche che in una differenza, in una sottrazione, si sommano le incertezze, gli errori assoluti, quindi l'incertezza sale, raddoppia a un millilitro. Quindi il volume del nostro cilindro di metallo misurato col metodo dell'immersione in acqua fornisce questa misura, 17,5 più o meno un millilitro, che io riporto qua in questo intervallo di misura, centrato in 17,5 con un mezzo intervallo di un millilitro, quindi un millilitro di meno, un millilitro di più. Questo secondo intervallo lo disegno sotto al primo, però nella posizione giusta, in modo da rispettare l'ordine delle misure, dei numeri. Infatti vediamo 15,3, più a destra 16,5, ancora più a destra 17,2, poi 17,5. Le due misure, la prima, il primo intervallo di incertezza e il secondo, sono due misure compatibili? Lo sono se hanno un intervallo comune, quindi una parte di intersezione. E la parte comune è la misura finale riassuntiva delle due misure. Quindi volume geometrico, volume per immersione, hanno una parte in comune? Sì, è la parte compresa fra 16,5 e 17,2 cm cubi. Questa parte di intersezione è la misura riassuntiva delle due misure. Ho ingrandito questo intervallo di incertezza finale riassuntivo in quest'altro disegno, che infatti va da 16,5 a 17,2 cm cubi o anche millilitri, perché centimetro cubo e millilitro è lo stesso valore. Entrambi infatti sono la millesima parte del litro, millilitro è la millesima parte del litro, centimetro cubo è la millesima parte del decimetro cubo, che è il litro. Quindi adesso abbiamo trovato l'intervallo finale riassuntivo delle due misure geometrica e per immersione, due misure di volume. Bisogna trovare il modo di esprimerlo in una formula, questo intervallo riassuntivo. Come si fa? Bisogna innanzitutto trovare il valore centrale e poi, come incertezza, prendere come sempre il mezzo intervallo. Il valore centrale si trova facilmente facendo la media aritmetica dei due valori estremi, quindi la semisomma, 16,5 più 17,2 diviso 2. Questo valore intermedio è 16,85 cm cubi e lo andiamo a scrivere qua, quindi il volume finale riassuntivo è valore centrale 16,85 cm cubi. Ora c'è da trovare l'incertezza. L'incertezza, abbiamo detto, è il mezzo intervallo, quindi prima misuriamo la larghezza dell'intervallo, che è 17,2 meno 16,5, e poi dividiamo per 2 in modo da trovare metà intervallo. Questa operazione si chiama semidifferenza, infatti è la differenza tra gli estremi diviso 2, semi. La differenza degli estremi diviso 2 ci porta a 0,35 cm cubi e questo è quindi il mezzo intervallo che andiamo a scrivere qua. Quindi la nostra misura riassuntiva, questa qui vista ingrandita, corrisponde a 16,85 valore centrale
più o meno 0,35 il mezzo intervallo centimetri cubi. La possiamo scrivere in modo migliore togliendo una cifra, 0,35 lo facciamo diventare 0,4, approssimandolo, arrotondando per eccesso. Ricordiamo che quando sopprimiamo un 5 l'approssimazione va fatta per eccesso. A questo punto però dobbiamo anche togliere una cifra decimale dalla misura, 16,85 diventa 16,9, quindi il risultato finale, che riassume le due diverse misure di volume, una fatta per via geometrica, una fatta per immersione, la misura finale di questo volume è 16,9 più o meno 0,4 cm3.